Ciao a tutti ragazzi da Iron Farmer, ben ritrovati in questo 8° episodio della serie su Transport Fever. Allora, anche se in realtà ho meno soldi di quel che avevo alla fine della scorsa puntata, in realtà stiamo andando bene. Adesso vi spiego un attimo che cos'è successo. Allora, avevo bisogno di più petrolio alla raffineria perché ho scoperto che a lungo andare questa raffineria è diventata molto molto esosa di petrolio. Avevo bisogno di più petrolio per fare più carburante e dopo vi spiego anche qual è il piano. Allora, che cosa facciamo adesso? Anzi, ancora prima, che cosa è successo? Ho costruito un ampliamento della ferrovia dietro le quinte e ho fatto anche aggiunto dei vagoncini sia a questo treno che a questo treno, che mi ha portato a rischio quei soldi. Infatti per un periodo sono rimasto sotto zero. Poi ho costruito questo ampliamento della ferrovia perché ero convinto che questa fosse un pozzo di petrolio, invece è una raffineria, quindi ho avuto una svista, ho speso dei soldi per niente per costruire questo tratto ferroviario. Lo scopo era avere più petrolio alla raffineria per produrre appunto più carburante, invece è andata così, abbiamo solo l'ho costruito per niente. Comunque questo pezzo di ferrovia qua potrà tornare utile per raggiungere in un futuro abbastanza prossimo la città di Firenze. Intanto siamo arrivati a 10 milioni, vedete che i soldi salgono, quindi ormai abbiamo preso il giro di brutto. Quindi ora ci serve il raddoppio della linea praticamente Torino-Milano, quello che trasporta il petrolio grezzo alla raffineria, in modo da mettere un altro treno, e questo secondo treno andrà appunto ad incrementare la quantità di petrolio in raffineria, che automaticamente aumenterà la produzione di carburante che noi potremo sfruttare per la grande distribuzione. Che cosa andremo a fare successivamente? Attualmente abbiamo un treno che trasporta petrolio e carburante, che è appunto questo qua, e questo trasporta petrolio dal pozzo di petrolio alla raffineria, e nel viaggio di ritorno serve di carburante Torino, quindi Torino è a posto. Attualmente abbiamo un secondo treno che serve le due stazioni di Milano e Genova. Che cosa faremo noi? Noi divideremo le linee, quindi il treno che adesso serve Milano e Genova andrà a servire Milano, Bologna e Ravenna, e un altro treno che andremo a acquistare in futuro servirà Genova e Firenze, che è di qua. Quindi inizieremo ad ampliare un po' la nostra struttura. Ora, la nostra azienda più che struttura. Ora cominciamo a pensare al raddoppio di questa linea. Un raddoppio che potrebbe essere un filo problematico, nel senso che questo treno va già a Torino, quindi non è necessario fare andare due treni per rifornire Torino. Quindi raddoppieremo solo, almeno ci proviamo, il tratto dalla raffineria al pozzo di petrolio. Quindi partiamo dal pozzo di petrolio. Quindi che cosa andremo a fare? Infatti vedete che qua abbiamo un sacco di petrolio da trasportare, un peccato lasciarlo lì. In più, se la richiesta è maggiore, qua può salire ancora la produzione. Quindi ora sdoppieremo questo binario e ci porteremo un po' alla volta a Milano praticamente. Quindi binari standard per ora. Ci agganciamo direi qua. Sì, è la cosa migliore. Così se un treno arriva si ferma qua, perché se magari la stazione è occupata questo treno ce la può fare a girare e tornare indietro. Ah sì, un'altra cosa che ho fatto, forse non vi siete accorti, ho addolcito un po' la curva, questo tragitto qua, in modo che il treno non perda velocità mentre viaggio, quindi viaggio sempre abbastanza in fretta. Dunque, dicevo, cominciamo a fare una bella diramazione qua. Viaggiamo vicini, vediamo se me lo fa mettere proprio vicino, vuol dire che è sufficiente così. Quindi qua siamo agganciati giusti, sì,
Ottimo, qua subiamo un rallentamento notevole però. Quindi proviamo ad allargarci un filo di più. Ecco, così andiamo già. 99. No. Ecco, partiamo così. Così rallentiamo pochissimo, manteniamo comunque binari ad alta velocità. E adesso andremo per un po', cercheremo di andare praticamente al pari dell'altra linea, quindi allunghiamoci il più che possiamo. Urca, porca miseria. Ok, da così manteniamo l'alta velocità. Ok. Ora andiamo sempre lungo la ferrovia esistente. Siamo a posto, sì, direi che per ora è tutto ok. Andiamo avanti qui. Diventa anche poco dispendioso costruire la ferrovia in questo modo. Ora andiamo sempre lungo qua. Qui abbiamo un problema, un rallentamento lì sullo scambio. Pazienza. Troppi binari che si incrociano. E ora manca ancora un bel pezzo. 100, vabbè, in curva comunque manteniamo sempre almeno i 100 km orari. Quindi va bene. Ah, cazzarola. Cazzarola. Facciamo, togliamo un pezzettino, ok, e cerchiamo di unire, se riesco, il binario qua. Così direi che va bene, tanto entrando in stazione non è che si va veloce più di tanto. Ok, allora adesso abbiamo praticamente il binario doppio. Binario doppio, adesso per curiosità, se noi andiamo a vedere la linea che è petrolio Torino-Milano, vediamo che già automaticamente il sistema fa sì che ci siano praticamente l'utilizzo già del doppio binario. Che c'è comunque una cosa strana, perché adesso sto treno qua arriva. Ah sì, perché va così, poi va così, va... ok. Il secondo treno invece lo utilizzeremo, credo su linea nuova. Adesso qua facciamo un po' di casotti. Allora, iniziamo a salvare qua la nostra partita, perché se poi combiniamo un disastro, possiamo sempre non salvare, uscire e vedere come va. Allora, adesso noi proviamo a creare una nuova linea che fa semplicemente Milano Torino e vediamo se me l'accetta e se mi fa viaggiare il treno che andremo a comprare. Quindi andiamo, chiudiamo questo. Tanto vedete che pur avendo costruito siamo rimasti sopra i 10 milioni ancora, quindi vuol dire che stiamo guadagnando. Dunque, linea facciamo, qua bisogna cominciare. Allora, petrolio Torino-Milano, petrolio Torino-Milano e rifornimento carburante Torino, va bene, possiamo lasciarlo così. Questo è carburante Milano-Genova e per ora va bene perché porta Milano-Genova, ok, perfetto. Allora, torniamo a noi, andiamo appunto sulle linee. Come faccio a creare una nuova linea da qua? Gestione mezzi di trasporto, nuova linea, che la prendiamo sempre da, se riesco a selezionare la stazione, da Torino a Milano. Ok, quindi la linea è quella. Poi bisogna anche iniziare a dare i colori ai trenini. Poi allora, questo qua secondo me nero sta benissimo. Vedete che questo qua gli ho comprato un altro, come si dice, vagoncino, come lo so, poi lo potenzieremo ancora. Direi che ci siamo. Andiamo ad acquistare un altro treno, quindi acquista treni.
siamo già a 13 milioni, se andiamo avanti così, cioè quando arriva sto treno qua e consegna, sono un botto di soldi. Allora, vediamo, locomotive. Locomotive, nel frattempo ragazzi mi si è sbloccato, mi si sono sbloccati un sacco di mezzi, veramente un sacco di mezzi. Cerchiamo di prendere locomotive elettriche, ok. Vediamo un po', qua che cosa abbiamo? 5800 cavalli, stica, diciamo che è anche un po' esagerato per il prezzo. 8000 cavalli, 4000 cavalli, 4000, andiamo per fascia di prezzo. Quanto siamo disposti a spendere? 4 milioni 80 è ancora tantino. 7 milioni e 35, 8 milioni e 99, 5 milioni e 68, porca miseria. C'è quella che costa meno, costa, e questa costa 4 milioni e 80. Mentre con le diesel come siamo messi? Possiamo provare anche una diesel. 3,64 c'ha 2000 cavalli, potrebbe anche andarci bene, cioè noi abbiamo la linea elettrica, ma in fondo che ce frega, possiamo usare anche una locomotiva diesel con 3.064.000. Poi dobbiamo anche considerare che se riusciamo a risparmiare un po', che dobbiamo comprare anche tanti vagoni, quindi 6.040.000, 1.95, 1.088 cavalli, 1.088 cavalli, sì, forse quella che alla fine conviene di più è questa qua, 3.064.000, ma è già 2000 cavalli praticamente di potenza, già una buona locomotiva, quindi compriamo questa. Ok, ora andiamo su carrozze merci per il trasporto di petrolio. Conviene ancora questa. Ho scaricato una mod ragazzi che rende più reali i prezzi d'acquisto delle varie cose, quindi voglio dire, una locomotiva è normale che costi tanto, un vagone non può costare una cisterna 1.200.000 euro, ma ho scaricato una mod che aggiusta i prezzi, quindi adesso con 123.000 euro riusciremo a comprare una cisterna, direi che è ottima. Io ne comprerei già una decina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dovrei già trasportare 180, 198, ok, direi che 198 fa così, ne abbiamo comprate 11 alla fine. Ok, questo è il nostro trenino, quindi assegniamo la linea 1, tac, perfetto, e teoricamente lui dovrebbe già partire. Quello che adesso infatti è partito in teoria, e no perché ci manca, credo, adesso proviamo, ci manca l'aggancio diretto a questa, tac, vediamo. Vedete che ragazzi che me lo devo studiare un attimo. Oppure abbiamo il problema di dell'altro treno che magari è... Ah ecco, praticamente era impegnata già quella stazione lì, ma dovrebbe partire lo stesso. Comunque dovremmo avere anche la possibilità di costruire dei semafori. Quindi immaginiamo, da qua io arrivo e ho bisogno di un semaforo qua, perché può essere che mi devo fermare per lasciare uscire magari questo treno qua e andare di là, no, oppure venire qua a caricare, poi uscire, poi parto. Mentre vediamo questa stazione qua come... infatti è partito. Adesso c'è il semaforo, il treno è partito, perché là se trova impegnato si può ancora fermare, ottimo. Vediamo però qui, qui però serve un semaforo qua, perché appunto se il binario qua è ancora impegnato, il treno si ferma
l'altra parte e si va. Quindi dovremmo essere a posto. Ogni tanto, ragazzi, mi vedete sparire dalla webcam, perché anzi potrei anche abbassarla un ciccio, provo, vediamo per un po', abbiate pazienza, ce la possiamo fare. C'è, ok, adesso sono un filo più centrato, così se mi abbasso un po' almeno continuate a vedermi. Allora, diamo un'occhiatina per vedere se qua siamo a posto. Allora, il treno qui praticamente si sta fermando perché è ancora occupato. Ok, sta ripartendo, perfetto, ottimo, ottimo, perfetto. Allora io direi di iniziare a colorare i treni con i colori delle linee, così diventa più semplice. Dunque, la linea 1 la chiamiamo sempre petrolio Torino Milano, se me lo accetta, perché petrolio Torino Milano e l'altro è uguale, me l'accetta tutte e due con un Torino Milano. Ok, ottimo. E abbiamo colore della linea verde chiaro, quindi questo treno qua è quello nuovo, questo sì. E fatemi vedere un po' dov'è che si poteva scegliere il colore. Non si può fare, come mai, come mai? Tanto che cosa stai facendo tu? 11 su 243, carichi così poco, come mai? Forse dobbiamo lasciargli il tempo di dobbiamo lasciargli il tempo di prendere un po' il giro, quindi lasciamolo andare. Poi che non capisco, tanto qua petrolio Torino Milano caricato, scaricato, che cosa ho fatto qua, abbiamo già troppe finestre, non capisco come colorare il treno, cioè se io voglio, ah qua, colore, ok, verde chiaro, andiamo a vedere il trenino, eccolo qua, colore verde chiaro, perfetto. Quindi il nostro trenino era più bello nero secondo me, però così li separiamo. Questo qua invece viaggia su linea gialla, quindi gli diamo colore giallo. Ok, iniziano ad essere bruttini secondo me, ma volevo differenziare appunto i trenini, però porca vacca, fanno veramente cacà. Questo qua verde ancora ha il suo, ma questo, oh, abbiamo anche una nave sbloccata, proviamo a cambiare giallo perché è veramente brutto da vedere quello lì, mettiamo un giallo, teniamo così da un effetto più usato, vecchio, boh, lasciamo così, dai, poi troveremo i colori che ci piacciono. Intanto nel frattempo vedete che quando il binario è occupato il treno qua si ferma. Adesso vediamo un attimo se spostiamoci di qua, perché tu non parti, qual è il tuo problema, sei carico di gasolio, ma sono dei messaggi qua, non ci sono messaggi, è in attesa che il percorso sia libero. In attesa che il percorso sia libero, perché perché tu da qua, da questo, sul binario di destra vai, andiamo a controllare il percorso, lui deve girare sul binario di destra e dal binario di destra si deve collegare di là, giustamente. Ok, adesso ci siamo capiti, abbiamo anche trovato
altro problema. Quindi praticamente da qua così ci dobbiamo unire a impossibile costruire, collisione, curvatura eccessiva. Proviamo da qua. Lui adesso deve andare a scaricare di là. Proviamo da qua. Fare un ricongiungimento così. Ok, manteniamo sempre una velocità decente. Però urge un altro semaforo, perché nel caso che arrivasse il treno di là, noi mettiamo un semaforo qua e quindi mettiamo un semaforo qua nel caso che il treno venga dritto. Perfetto, infatti adesso è ripartito il treno. Perfetto, il treno è ripartito, però qualora su questo scambio qua arrivasse prima questo, si deve fermare questo di qua, quindi mettiamo un semaforo anche qua. Dovremmo essere a posto così. Ora questo treno è partito, questo sta arrivando, scarica, però non carica niente, scarica petrolio ma non carica niente, quindi poi vediamo com'è la situazione. Comunque 138.000 li abbiamo guadagnati. Adesso lui parte, l'altro in teoria qua gira e se ne va a Torino col gasolio. Ottimo, ottimo. Allora adesso è ora di cominciare a pensare all'espansione.